come dire, un segnale minimo dei lavoratori che oggi vivono un momento di difficoltà, una città che ha incertezza sul suo futuro. Il Consiglio regionale ha votato un ordine del giorno unitario, ne sono lieto, che chiede ovviamente il nostro impegno, lo faremo da domani mattina incontrando il ministro Patuanelli, a riconsiderare lo scudo legale, ovviamente al rispetto integrale dell'accordo di programma, al mantenimento della filiera completa dell'acciaio in una potenza industriale importante nel mondo come l'Italia. Credo che sia un buon obiettivo della politica, che non ha dato fino ad oggi a livello nazionale segnali di particolare capacità nella gestione di queste crisi, e porteremo il nostro contributo stando ovviamente molto attenti che la città di Genova e l'accordo di programma che ne regola le relazioni industriali per quanto riguarda l'acciaio venga totalmente rispettato, e magari rispettato anche in quelle parti che fino ad oggi non lo sono state fino in fondo.